Percorrendo la grande sala al secondo piano del Museo Novecento, dopo aver superato le sezioni dedicate al paesaggio, alla natura morte, quella alla vita dell'artista e ai suoi ferri del mestiere, lasciato alle spalle il cavallino di Marino Marini, ci si trova a tu con volti e ritratti capitanati dal magnetico autoritratto di Mario Maffay. A poca distanza da quello, colpisce però per la sua enigmatica età un bel volto di donna che ci guarda fissi da un mondo distante, seppur familiare, quanto il colore di certa terra toscana e il rosa di certe albe serene. Quel volto regale, per qualità spirituale, è stato inventato da Massimo Campigli, il cui vero nome è Max Ihlefeld, una testa di donna dagli occhi grandi che sorride con lieve vaghezza. La sentiamo vicina alla vita per quanto ci si riveli nelle sue vesti, nei suoi tratti, nella sua iconicità, già appartenuta al mondo dei morti, di una umanità archetipica come può essere quella degli Etruschi. Nato a Berlino nel 1895 da una fugace relazione della madre in quella città, Campigli trascorre la sua infanzia e prima adolescenza a Firenze, per poi ritrovarsi a Milano, dove si avvicina già ragazzo ai futuristi. Il suo primo impulso creativo è verso la poesia e la letteratura. A 19 anni si avvia la carriera giornalistica, pubblicando per il Corriere della Sera con lo pseudonimo di Massimo Campigli, che poi diviene il suo nome ufficiale per tutta la vita. Durante la prigionia in Austria, nel corso della Prima Guerra Mondiale, scopre la passione per il disegno e nel 19, terminato il conflitto, viene spedito a Parigi come corrispondente per il Corriere. L'impatto con la città, culla delle avanguardie del XX secolo, è sconvolgente. Campigli scopre la sua Eldorado tra i quartieri di Montparnasse e Montmartre, dove è protagonista l'arte di Picasso ed è ancora vivo Modigliani, che morirà nel 20. Successivamente si appassiona a Joséphine, Le Corbusier ed entra a far parte dal 26 degli Italiens de Paris, al fianco di Paresche, De Chirico, Savigno, Tozzi e De Pisis. La sua carriera però ha una svolta quando, rientrato in Italia, visita il Museo di Villa Giulia, ricco di opere del mondo romano e arcaico. È un vero e proprio colpo di fulmine causato dalla riscoperta dell'arte etrusca. Da quel giorno Campigli riavvolge il filo che lo lega ad una sua remota origine, a quella che potrebbe essere definita una vita precedente. Per Campigli, infatti, il mondo degli Etruschi non sarà un problema di citazione, e neppure una questione di riesumazione di modelli alternativi alla retorica latina dell'Italia fascista. Si tratterà, invero, di immedesimazione, di una familiarità sincera, riconosciuta e vissuta nel profondo e per questo ancora più misteriosa. Gli si palesa da subito un modo di annullare la distanza con quella cultura magica e artistica, quella degli Etruschi, per intendersi, in un linguaggio figurativo che sposa le ragioni del mondo archetipico con quelle della pittura astratta concreta. Una pittura materica di affresco che allude alla terracotta, dove la presenza del fantasma arriva a toccare le corde della sensibilità. Le figure di Campigli hanno infatti questo potere, riescono a mettere in comunicazione la vita archeologica della coscienza collettiva con la forma linguistica più appropriata alla personalità di un artista moderno, come era Campigli. Infatti, il mondo etrusco non segnerà un limite invalicabile per altre riscoperte di remote civiltà, quali quella azteca, egizia, minoica, eppure della Roma più arcaica. Ma torniamo al colpo di fulmine e alla scoperta del mondo etrusco a Villa Giulia, essenziale per capire il fascino che ancora oggi promana la figura femminile di Campigli al Museo Novecento. A Villa Giulia incontrai qualche cosa che era già in me. Io vedo, comprendo solo quel che è già in me, solo quel che mi dà una precisa sensazione del riconoscere, del rivedere, la sensazione di qualche cosa di noto, magari remotamente. Anche della donna di cui ci si innamora, si dice, mi pare di averla sempre conosciuta, oppure questa donna e io siamo una sola cosa. Io a Roma non posso dire di aver visto tale o tal'altra opera etrusca. È lo spirito di quel mondo che mi avvolse e che mi sembrò di ricordare. Con
con l'aiuto di un po' di sentimento poetico, si è subito portato in simili casi a pensare: questa vita l'ho già vissuta. È pura illusione, si capisce. Io credo nella memoria collettiva, perché è una supposizione scientifica necessaria, ma ho terrore di dare nel misticismo. Fu questo l'unico caso nella mia esperienza in cui un'emozione artistica si tradusse subito nella mia pittura. E centro nevralgico di questa relazione amorosa fu la scoperta del rapporto intrinseco dell'arte etrusca con la morte. Io ho verso la morte un sentimento pacato e amichevole che si accorda perfettamente con l'amore per la vita, con l'approvazione della vita. La preistoria mi consola dalla morte. A Villa Giulia, poi anche alle terme di Diocleziano, i miei rapporti con la morte mi divennero più chiari. Trovai lì un mondo di serenità, il cielo blu, le piante arse, le facce di terracotta, un busto sorridente di cui mi innamorai. Ritrovai quel sorriso anni dopo in una donna e fu un grande amore. Ed ecco le urne etrusche, non essere ma vedere il sole attraverso occhi di terracotta. È chiaro che ho della morte un sentimento magico, per così dire plastico, vita diventata forma, maestà dell'immobilità, indifferenza del morto, indifferenza della perfezione. Così parlava Campigli. Provare per credere, giungendo, tornando al Museo Novecento, una volta che ci sarà concesso, quella testa di donna è sempre lì che vi aspetta, guardandovi. Guarda proprio voi nella sua maestà e immobilità, indifferente alla morte e perfettamente indifferente al tempo che scorre in superficie. Buona giornata a tutti.